Benvenuti a TG Sa di venerdì 10 febbraio. Salerno, 24enne ruba benzina e scappa. Dopo aver rubato alcune targhe da autovetture in sosta, il giovane Rosario Di Biase, già noto alle forze dell'ordine, le ha apposte sulla sua Opel Corsa per camuffarla. Si è poi recato presso la stazione IP sulla tangenziale di Salerno, dove ha riempito serbatoie e taniche con benzina e gasolio per un importo di 180 euro. Fatto ciò si è allontanato, ma è stato intercettato in tarda serata dai carabinieri. Operazione Brown Kids, arrestato il pusher della dose letale a Montoro. Questa mattina i carabinieri di Mercato San Severino hanno rintracciato il 21enne di origini romene per i reati di morte come conseguenza di altro delitto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il rumeno, a giugno 2011, aveva ceduto metadone al 18enne MG causandone la morte. Trentinara, arrestate tre persone per furto aggravato di legna. I carabinieri di Agropoli sono giunti presso la pineta di Maleale, in località Cancelli, dove hanno trovato un individuo che tagliava con un motosega alcuni alberi di pino, mentre altri due, a poca distanza, erano occupati a sistemare la legna già tagliata nel furgone. Montecorvino Rovella, al via i lavori di riqualificazione di Viale della Repubblica. Un'opera di miglioramento della viabilità con parcheggi e marciapiedi pubblici a servizio della comunità per rendere al cittadino un servizio consono e poco confusionario. Maltempo, scuole chiuse un po' ovunque. Al fine di prevenire problemi di ogni genere, chiuse anche domani le scuole di ogni ordine e grado nel Vallo di Diano, a Salvitelle, Caggiano, Sanza, Sant'Arsenio, Polla, Teggiano e Auletta. Sulla stessa linea d'onda anche altri grossi centri della provincia di Salerno, come Cava dei Tirreni e Vietri sul Mare. PDL e PID stabiliscono una strategia comune per le amministrative. In seguito a un'approfondita valutazione sul piano politico e programmatico, abbiamo individuato diversi punti di convergenza, tali da determinare piena concordia tra le due formazioni politiche per le prossime elezioni comunali, affermano Russo e Iannone, dopo l'incontro di stamani con Renato Santise. Pontecagnano, Sica e la Litorania, battibecchi col PD. Il sindaco ha dichiarato di voler riconsiderare il PRG e il vincolo per dare nuovo impulso alla trasformazione della zona. Il PD insorge. Ostacoleremo il tentativo di trasformare in una colata di cemento la fascia costiera. Risponde Sica. È la solita demagogia. Avanti per la nostra strada. Salerno Calcio. Si ferma Polani durante il test amichevole. L'attaccante ha accusato un problema muscolare al polpaccio nella partita contro la formazione Juniores, in cui è andato più volte a segno Ciro De Cesare. Gustavo e Sbaccanti, invece, saranno a disposizione di Perrone per il match di domenica contro l'Arzachena. La Givova Scafati riceve Piacenza nell'anticipo di stasera al Palamangano, diretta su Rai Sport 1 alle 20.45. In questa pausa ci siamo allenati duramente per arrivare pronti alla partita di domani. Piacenza ha un record da trasferta importante, sarà una squadra temibile e forse una di quelle che potrà impensierirci di più, dichiara il coach dei Canarini. Gli angeli dell'amore in Certosa. È questo il titolo della mostra che comincerà domani in occasione di San Valentino e si terrà negli ambienti della Foresteria Nobile presso la Certosa di Padula. Per approfondimenti ed altre notizie, consulta le relative sezioni su www.targatosa.it.